Eccolo là. Ci siamo per la seconda volta. Con Per la seconda volta, sì. questo quadro, il cavallo, come lo vediamo quel cavallino lì? È un gioco un po' ironico questo, perché vedi, questo è lo stile, è il cavallo di Mimmo Paladino, quindi un grande, e questi sono cavalli famosi in tutto il mondo. La mamma lo offre al bambino che però si gira dall'altra parte, E non lo vuole. quindi è una cosa un po' ironica, mi sono permesso di giocare con l'ironia con questo cavallino. Bene, cavallo. C'è, il cavallo Il c'è, è cavallo c'è. d'autore perché Mimmo Paladino è Mimmo Si scusa. Paladino. Diciamo, insomma, una passione questa, questa della pittura, Sì, assoluto. Non si può stare un giorno senza usare pennelli o spatole perché è troppo importante. È proprio un sistema di autoterapia. Ci fa stare meglio poi. Poi queste mostre che esaltano il cavallo, il protagonista del Il palio, palio, quindi. certo. È importante per tutti i senesi, è importantissimo, no? Quindi magari mi scuseranno se ho usato l'ironia in questo caso, No, vabbè, però è così. Certo, voglio dire, che la ironia fa parte del mondo, se no ci certo. spariamo, poi in questi momenti così drammatici un po' di ironia male, male non sta. C'è un po' bisogno. Una domanda che faccio un po', qual è il quadro, o lei scusa anche le sculture? No. Il quadro lo rappresenta come pittore. Qual è? Che dice questo è uno stecchi. Ma sai, la speranza di un pittore è che ogni quadro si capisca che è tu, che l'hai fatto te anche senza guardare la firma. Questa è la speranza di ogni pittore, perché vuol dire che hai raggiunto diciamo, una maturità di segno, che Una non, particolarità una nel dire. particolarità nel modo di lavorare che quindi ti contraddistingue. Non lo so, è sempre l'ultimo quello, questo è l'ultimo, quindi E diciamo che questo mi rappresenta. il quadro che espose l'anno scorso? L'anno scorso anche quello era un gioco perché si chiamava Terzo Movimento e lì c'era una bambina con un cavallino di legno in mano e altri due cavallini dipinti nel retro. Tre movimenti, il terzo movimento è lo scherzo nella musica e anche lì giocai su questo. Mi piace, insomma, Mi uscire un po' piace, dalle righe, per certo qual sì, modo. ma anche per dargli un minimo di significato a quello che facciamo, a quello che dipingiamo, insomma, non solo l'immagine, che ci sia una piccola storia dietro. Benissimo, grazie, complimenti. A te.